questa puntata. Il rientro a scuola in presenza. Assalto a Capitol Hill, il commento di Gianni e Mazzeo. Il 7 gennaio sono tornati a scuola in presenza gli studenti delle scuole elementari e medie, ma non quelli delle superiori. Una mozione votata all'unanimità dal Consiglio regionale a metà dicembre invitava la Giunta a fare tutto il possibile affinché tutta la scuola potesse riaprire le porte agli studenti e la Regione Toscana sarebbe stata pronta a far rientrare anche loro con una presenza al 50% come previsto dal 7 gennaio, ma si è adeguata alle decisioni del governo che l'hanno rimandata all'11 gennaio. Sentiamo l'opinione dei consiglieri toscani. In uno degli ultimi consigli regionali tenutisi prima della pausa per le vacanze, era stata approvata una mozione anche da me proposta che invitava davvero tutta la struttura regionale a occuparsi del rientro a scuola dei ragazzi per la ripresa della didattica in presenza. E devo dire che davvero tutti gli assessorati si sono impegnati moltissimo, specialmente l'assessorato alla sanità, l'assessorato ai trasporti e l'assessorato chiaramente alla pubblica istruzione, per predisporre un piano che è stato presentato qualche giorno fa, che avrebbe consentito il rientro a pieno regime a scuola il 7 di gennaio. Purtroppo l'intervento del decreto ha posticipato il rientro a scuola per i ragazzi delle superiori, ma la didattica a distanza finisce il 7 gennaio per i ragazzi della scuola media inferiore e della scuola primaria. Siamo molto contenti di questo e siamo soddisfatti del piano, che comunque rimane un piano in grado di soddisfare le esigenze della scuola toscana in presenza al 50% fino al 15 gennaio e poi al 75%, sperando di tornare presto in presenza al 100%. E si basa su alcuni, diciamo, requisiti e bisogni fondamentali. Come sapete, uno dei temi è il tema del trasporto pubblico. È stato incrementato il servizio di trasporto pubblico dedicato in particolar modo alla scuola e la Toscana potrà contare su 329 autobus in più, 47 soltanto a Firenze. Ci saranno steward e personale di assistenza per garantire che non ci siano assembramenti e che i trasporti avvengano nel modo più ordinato possibile. Le scuole hanno fatto la loro parte, hanno scaglionato gli ingressi, previsto calendari di presenza che rispettano le percentuali nazionali. Insomma, è davvero importante dare una risposta ai ragazzi e alle ragazze toscani che si aspettano di tornare a scuola e soprattutto si aspettano che gli diciamo con chiarezza che la scuola è un pilastro fondamentale del nostro essere una comunità di cittadini e cittadine che si proietta nel futuro e che non rinuncia a pensare il proprio presente e il proprio futuro. Anche solo avesse un valore simbolico il rientro a scuola il 7 gennaio sarebbe fondamentale. Noi speriamo davvero che sia qualcosa di più e che presto si possa tornare tutti a scuola in presenza e anche a una normalità dei nostri rapporti e della vita consociata che siamo abituati a conoscere. Ma non possiamo rinunciare a pensare che le funzioni fondamentali devono essere sottolineate continuamente, devono essere ricordate continuamente. E allora tornare a scuola il 7 di gennaio con i ragazzi più piccoli della scuola primaria e della secondaria inferiore e l'11 riprendere la didattica in presenza per i ragazzi delle superiori, che non ci dimentichiamo, da mesi non si trovano a scuola, hanno fatto pochissime lezioni in presenza per poi subito essere messi a casa, ecco, è davvero importante e loro se lo aspettano. Quindi noi siamo soddisfatti, il consiglio è stato ascoltato e tutti hanno fatto la loro parte e speriamo in questo modo di riuscire a mandare un messaggio anche di speranza per il tempo che ci aspetta, di fiducia che non rinuncia a un elemento fondamentale, e cioè la necessità che tutti facciano il proprio dovere, che lo facciano al meglio, che si impegnino e lavorino molto. Noi, i ragazzi, le strutture, gli amministratori, tutto il personale della scuola, che io ringrazio perché non hanno mai smesso di credere all'importanza del loro ruolo anche nella fatica della didattica a distanza. In questi giorni stiamo assistendo a un teatrino penoso. Italia Viva, PD e Movimento 5 Stelle che litigano su tutto per avere qualche poltrona in più al governo nazionale, e in tutto questo chi ci rimette? Come sempre la scuola, che finisce all'ultimo posto.
Facciamo l'esempio di casa nostra. A Firenze il sindaco Nardella aveva annunciato che dal 7 di gennaio i ragazzi sarebbero tornati tutti a scuola in presenza, perché ormai non c'era più pericolo e ormai potevamo riaprire le scuole. Il governatore Giani aveva seguito la stessa scia e anche lui aveva annunciato che dal 7 di gennaio gli studenti sarebbero potuti tornare a scuola. Il governo nazionale invece ha ritenuto pericoloso riportare gli studenti in presenza il 7 di gennaio, perché il pericolo Covid era ancora presente e imminente e ha fatto slittare la riapertura all'11 di gennaio, perché tra il 7 e l'11 di gennaio evidentemente cambierà il mondo. In tutto questo, i ragazzi stamani mattina non sapevano se dovevano andare a scuola, rimanere a casa, proseguire con la didattica a distanza. Io mi rivolgo al governatore della Toscana, Eugenio Giani. Eugenio Giani deve capire che non è più un cittadino comune che si può permettere di fare annunci a raffica per farsi vedere forte quando deve far vedere una Toscana attiva, credibile a livello nazionale, pronta in prima linea, perché gli annunci del governatore della regione Toscana non sono annunci qualunque. E se Eugenio Giani annuncia che dal 7 di gennaio gli studenti sarebbero tornati a scuola, qualcuno fa il programma e si mette nell'ottica di idea di rientrarci davvero a scuola. E oggi purtroppo le scuole non riaprono. Quindi se il governatore ha davvero la certezza che in Toscana si possa tornare a scuola, non deve fare un annuncio sui social, perché è il governatore di una regione. Faccia un'ordinanza, abbia il coraggio di fare un'ordinanza e riaprire le scuole in Toscana, le scuole superiori in Toscana, a discapito di quello che dice il governo nazionale. O più semplicemente facciano una chattina su WhatsApp, perché non ci dimentichiamo che al governo nazionale, al governo regionale e nella gran parte dei comuni della Toscana governa il Partito Democratico, quindi i Nardella, i Giani, gli Zingaretti, i Renzi, sono tutti parte dello stesso partito quasi. Facciano una chattina su WhatsApp se hanno difetti di comunicazione. Comunichino tra loro, non sulla pelle di chi la mattina esce di casa e non sa se deve andare a scuola o se deve rimettersi davanti al tablet e proseguire con la didattica a distanza. La Toscana era pronta già oggi a far ripartire le scuole medie e superiori, ma il presidente Gianni si è adeguato alle scelte del governo. Io non sono d'accordo perché bisogna mettere la scuola al centro di tutto. Non si può riaprire tutto oggi e domani e tenere le scuole chiuse. I ragazzi stanno soffrendo per tanti motivi, anche sociali, perché hanno bisogno di confrontarsi con i loro coetanei e con i loro insegnanti. La DAD non è scuola. Voglio esprimere anche solidarietà a tutti quei presidi che in questo periodo stanno lavorando in maniera esagerata per organizzare la scuola e che sono pronti, almeno dicono qui in Toscana, a riaprire le scuole in sicurezza, anche perché nelle scuole non è che si prenda il virus in modo facile, i problemi sono all'esterno. Quindi diamoci da fare, la scuola innanzitutto, perché non si può diventare ancora peggiori di quello che siamo per l'istruzione in Italia. Riapertura delle scuole, si parte in Toscana l'11 gennaio come nel resto d'Italia. Avremmo voluto che la ripartenza fosse stata il 7 gennaio, quella era l'aspettativa, quello era l'impegno del governo, quella era la battaglia d'Italia Viva. Poi questa nuova proroga, questo rinvio, questa incapacità di decidere e di scegliere, nel mentre si è acquistato e speso 460 milioni per i banchi a rotelle, dall'altra parte non si è gestita magari l'organizzazione dei trasporti o la possibilità di fare dei tamponi rapidi. La Toscana in parte si è adeguata, si era comunque fatta trovare pronta. Noi chiedevamo ancora qualcosa di più, chiedevamo che i ragazzi potessero fare i tamponi prima di entrare nelle aule, chiedevamo più pullman, più trasporto privato, più differenziazioni di orari. Comunque eravamo pronti, poi un nuovo rinvio. L'11 gennaio deve essere una data limite, non accetteremo ulteriori rinvii perché i ragazzi hanno diritto e dovere di partecipare alle attività della didattica in presenza, perché la cultura, la formazione nel loro complesso sono un'attività essenzialmente relazionale, frutto di un processo di apprendimento costante, frutto anche delle relazioni sociali che si determinano tra ragazzi e ragazza, tra ragazza e ragazza, ragazzi e ragazzi e professori. Quella è la scuola, quella è l'interazione di un mondo che i giovani hanno diritto di vivere. Condivido pienamente la posizione della ministra Azzolina. È necessario riprendere il prima possibile l'attività scolastica e di presenza. Però
È quello che vogliono gli studenti, le famiglie e gli insegnanti, per la loro vita sociale e per la qualità dell'insegnamento. Ed è per questo che accolgo volentieri la proposta di avere un'apertura omogenea in tutta Italia, così come è stata proposta. E allo stesso modo trovo insensate le posizioni, devo dire, immotivatamente, autonome di tutti quei presidenti delle regioni che addirittura si arriva a livelli come De Luca che vogliono stabilire un proprio calendario delle aperture scolastiche. In primo luogo perché non sembrano supportate da alcuna, valenza scientifica queste decisioni e soprattutto creerebbero anche dei problemi magari per le zone a confine delle altre regioni dove ci si troverebbero le famiglie ad avere magari ragazzi che frequentano scuole differenti e con dei calendari differenti. In questo momento ci vuole senso di responsabilità e soprattutto seguire il più possibile quelli che sono gli indirizzi del governo, che in maniera omogenea in tutto lo stivale stanno cercando di riportare le scuole alla loro normalità. Quindi io penso che sia giusta una riapertura tutti insieme l'11 gennaio e faccio i miei auguri ai ragazzi e agli insegnanti per ricominciare il prima possibile in una ritrovata normalità, che spero anche grazie al vaccino si possa raggiungere. Hanno fatto molta impressione le immagini provenienti dagli Stati Uniti, dove centinaia di sostenitori del presidente uscente Donald Trump hanno attaccato violentemente la sede del Parlamento al Campidoglio a Washington, riuscendo anche ad occuparne alcune aule. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, si è detto incredulo e preoccupato. Niente accade per caso, ha detto. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, mai sottovalutare, mai giustificare chi supera il limite, mai tollerare l'intolleranza, mai minimizzare di fronte a chi incita all'odio o alla violenza. La democrazia e lo Stato di diritto, prosegue Mazzeo, sono il nostro bene comune fondamentale e il nostro dovere è difenderli sempre e ovunque, da chiunque li voglia offendere o indebolire. Anche il presidente della regione, Eugenio Giani, ha commentato quanto accaduto negli Stati Uniti. Quello che è accaduto è incredibile, mina i concetti stessi della democrazia. Da parte del presidente Trump, con i suoi commenti, il suo comportamento, il non voler accettare quello che è un responso democratico, peraltro confermato con gli ultimi due eletti in Georgia, è qualcosa che fa preoccupare, ma soprattutto dà il senso della condanna forte che da una realtà ispirata alla democrazia, che ha fondato anche i principi su cui si muove gli Stati Uniti nel suo concetto di libertà e affermazione della democrazia. Pensate a Filippo Mazzei che ne fu uno dei padri fondatori con il presidente Jefferson. Insomma, dà veramente il senso di uno scandalo che tutti noi viviamo in modo profondo. L'augurio è che possa subito tornare alla normalità, ma il presidente Trump non è stato degno di un ruolo così importante come quello che ha esercitato in questi anni.